gotta give a little, take a little. Si deve prendere qualcosa, si deve cedere qualcosa, recita il tema musicale del film Indovina chi viene a cena. Conoscendone il lato cinefilo, non è improbabile che Giulio Camber l'avesse in mente nel momento di vergare la lettera appello manifesto per l'unità del centrodestra alle prossime amministrative. È anche vero però che la proposta di rinunciare ai simboli contenuta nella missiva è quella che al momento registra i maggiori irrigidimenti. Fare un unico polpettone senza i simboli del partito, secondo me, potrebbe non essere la strategia vincente. Fratelli d'Italia intende correre col proprio singolo, l'ha detto anche il segretario provinciale Claudio Giacomelli. Noi vorremmo appunto presentare la nostra lista. Siamo convinti che la destra a Trieste sia ancora molto forte, l'ha dimostrato sabato alla Marittima con Giorgia Meloni e il numero 2 del Front Nazionale, Louis Alluà. Per il resto Fratelli d'Italia sottolinea l'importanza dell'iniziativa camberiana. Giusto che venga allargata a tutto il centrodestra e anche a tutti coloro che si riconoscono nel nostro programma, come facemmo nel 2001 quando venne eletto alla provincia e venne eletto anche il sindaco di Trieste. Secondo il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, la proposta di Camber è in sostanza l'indicazione di una strategia. Quindi strategia si tratta, unire quante più forze possibili, anche eventualmente, non necessariamente, certamente osservanze centrodestra, quindi va benissimo questo tipo di discorso. L'individuazione del candidato sindaco che procede di pari passo potrebbe rappresentare un problema. Al momento l'autocandidatura di Roberto Di Piazza sembra, come dire, tutt'al più tollerata. Ritengo che sia un ottimo candidato sindaco, come ritengo che nello statuto del mio partito, Fratelli d'Italia, ci sia scritto che si fanno le primarie. Rinunciarvi, come dire al prete, che la confessione non vale la pena farla, insomma, quindi chiedermi di non fare le primarie è una cosa che non è possibile. Poi, per maggior ragione del bene che vogliamo questa città, ci mettiamo d'accordo su un nuovo candidato, non facciamo le primarie, allora andrà bene anche così, ma di base noi vogliamo le primarie.